Eccoci tornati in studio, siamo entrati immediatamente nel cuore dei problemi e per affrontare e per allargare anche, affrontare meglio il cuore dei problemi e allargare ancora di più gli orizzonti, io chiedo alla regia se è in grado di mettermi in collegamento con la redazione di Sassari. C'è anche Franco Ferrandu? Forse Ferrandu non c'è, però abbiamo i due ospiti. Marco Africani c'è? Eccoci Sì, buongiorno. qua, e l'altro, il suo collega che è a fianco, è Marco Fadda? Giuseppe Fadda, Giuseppe Fadda, buonasera. eccoci qua. Allora, raccontateci un po' com'è la vicenda E.ON e perché siete così arrabbiati e siete arrivati al punto di invitare il governo e la regione di ritirare le licenze E.ON per quel che riguarda il fotovoltaico e le altre cose parallele rispetto a quella che è il core business che deve occupare voi invece. La domanda è un po' complicata, un po' articolata, Cerchiamo di rispondere in maniera più perché, semplice possibile. ecco, partiamo dalla semplicità. Più che arrabbiati, noi siamo preoccupati, perché come tutti i lavoratori che si trovano da un giorno all'altro a rischiare di perdere il posto di lavoro, non ci può che essere preoccupazione. L'arrabbiatura viene dopo. La preoccupazione viene perché uno, se non ha più il lavoro, se non ha più lo stipendio, non riesce più a mantenere la famiglia e questo chiaramente provoca un disastro. Cosa sta La facendo arrabbiatura. E.ON per togliervi quelle sicurezze? E.ON ha dichiarato di voler dimezzare il personale, che attualmente è circa 240 unità, a volerlo dimezzare in 2 anni, portarlo a 120. Non so come possa tecnicamente fare questa cosa, però chiaramente su di noi l'impatto è la preoccupazione. Com'è possibile fare una decimazione, Mi dice scegliere fra me e lui? cosa fa E.ON lì nella vostra zona? Perché magari i telespettatori che ci guardano, che non conoscono la vicenda, non lo sanno. Me lo spieghi, cosa fa E.ON? Sì, velocemente ci arrivo. Arrivo a dire la questione arrabbiatura. Perché ci arrabbiamo? Perché E.ON, quando ha acquistato dal precedente proprietario il pacchetto di Fiumesanto, dentro c'era anche l'autorizzazione a costruire un nuovo gruppo per produzione energia, che avrebbe sostituito i primi due vecchi gruppi. Questo gruppo, oltretutto, non solo produrrebbe energia con un vantaggio economico, ma migliorerebbe enormemente la qualità delle emissioni inquinanti nel territorio, perché un gruppo di tecnologia avanzatissima che sostituisce due gruppi che vanno a olio combustibile o per i telespettatori si può dire a petrolio e quindi fortissimamente inquinanti. Inquinante. Oggi eliminare questi gruppi che oltretutto stanno funzionando in deroga perché avrebbero finito la capacità di funzionamento e sostituirlo con un gruppo nuovissimo di tecnologia avanzatissima che produce una quantità di energia senza alcun rischio di mettere la rete senza energia sarebbe un guadagno enorme. Pensiamo per l'azienda, pensiamo per noi che questo ci assicurerebbe E senza alcun perché non dubbio lo di fa, rimettere il Eon? lavoro Perché non lo fa, secondo voi? e questo sinceramente non riusciamo a Provi a fare capirlo. l'avvocato del diavolo. Di chi è E.ON? Chi sono i padroni di E.ON? E.ON è una multinazionale tedesca. Noi pensiamo che ci possano essere giochi di speculazione finanziaria fatti a livello sovranazionale, a livello per il quale penso che neanche il governo italiano sia in grado di Con la governarli. notoria forza del Però governo italiano, poi specie in questo periodo. un governo, aspettiamo che si faccia un governo, Sì, sarebbe appunto. ora un governo deciso. Chiaramente se poi questo governo diventasse alleato dei lavoratori e dei cittadini e cercasse di aiutare questi nello sviluppo della loro vita quotidiana, anziché nicchiare e lasciare andare le cose così arrotolare per la valle, forse saremmo tutti un po' più sereni, un po' più tranquilli. Mi permetta, Cosa Fada. succede a Fiumesanto? Sì, Prego. dica, no, cosa succede a Fiumesanto? Cosa succede a Fiumesanto? A Fiumesanto, ma non solo a Fiumesanto, in tutto il territorio della Nurra, questo territorio che dovrebbe essere un territorio a vocazione agricola di grande qualità per la produzione agricola si sta trasformando in un territorio di specchi. Stiamo facendo la Silicon Valley nella Nurra, tutta una serie di specchi neri che producono energia. Adesso questo chiaramente è bello Poca perché il anche. fotovoltaico non produce inquinamento. Al Per il telespettatore momento, può sempre. quando poi finisce il ciclo dei Ecco, pannelli bisogna smaltirli, dunque poi rivedremo se non esatto. produce inquinamento.
Esatto. Infatti al telespettatore sul momento può sembrare eccezionale mettere il pannello fotovoltaico anziché la centrale che produce il fumo. Però il pannello fotovoltaico, prima di tutto, impedisce che quel territorio possa produrre cibo, possa produrre alimenti. E invece un pannello fotovoltaico messo su un tetto di un'abitazione o messo sulle abitazioni di tutti i cittadini non consuma territorio. Non consumerebbe nessun territorio e sfrutterebbe perfettamente la possibilità di avere l'energia direttamente a casa. Si fermi un attimo, Fada, la faccio interloquire con i rappresentanti politici in studio per capire come ne usciamo. Diana, sulla vicenda E.ON. Io credo che la Regione avrebbe, la Giunta regionale, già dovuto accogliere la proposta che faceva Fada, cioè avrebbe dovuto sospendere ad E.ON tutte le autorizzazioni per costruire anche un solo kilowatt con fotovoltaico, perché qui siamo di fronte a un ricatto assurdo. Di fronte ai ricatti si risponde in maniera decisa, determinata. Io credo che bisogna avere un atteggiamento differente da quello che abbiamo avuto finora. Credo che E.ON sia tenuta a rispettare gli impegni che diceva Fadda, perché E.ON sta continuando a inquinare quel territorio e non sta rispettando gli impegni. La Regione ha il dovere morale, oltre che politico e istituzionale, di sospendere le autorità. Ed è grave che non l'abbia ancora fatto. Liori, perché non l'avete fatto? Siamo. Beh, intanto io condivido pienamente quello che diceva Fadda e condivido in parte anche quello che dice Giampaolo Diana. La Regione è totalmente dalla parte dei lavoratori del Sassarese che lavorano a E.ON, che si sta comportando veramente in un modo spregiudicato. Questa società mangia soprattutto il business di queste centrali che sono obsolete e che comunque usufruiscono di vantaggi da parte dello Stato che li finanzia per produrre l'essenzialità, come si dice, cioè perché sono in grado di entrare in funzione in qualunque momento per sostituire carenze che nella rete energetica nazionale potrebbero verificarsi, e prende un finanziamento spropositato dallo Stato. Naturalmente diciamo, la contropartita è che la Sardegna fino ad oggi ha accettato che, per dare anche lavoro alle persone che l'inquinamento non perdere, tutto il resto. L'inquinamento, però la società si è presa questa concessione di fare questo campo fotovoltaico immenso e non ha mantenuto, non vuole mantenere l'impegno palesemente, fregandosi un po' come ha fatto Alcoa, scusi, dei benefici ottenuti. Però lei mi dice, sono d'accordo con Fadda, sono parzialmente sì, d'accordo con Diana. Quando c'è un diritto ottenuto da parte di un cittadino, e voi non, potete, non è che, come la regione... che la Regione può dire ti ho concesso un beneficio, e adesso te lo tolgo. Non è così semplice, facile, come dice Diana. Anche perché sono venuti con la coda della volpe e l'hanno tenuto a nome di una società che non si chiama E.ON, ma che hanno fatto un po' il gioco delle scatole cinesi. Naturalmente la Regione ha i mezzi sia per costringere E.ON a cedere la società, perché siamo in grado di farlo e ci sono trattative avanzate anche con altre società per quanto riguarda Alcoa, anche il governo è impegnato in un'azione di scouting. Comunque le pressioni di questi signori sono soprattutto sul governo centrale, più che sulla regione sarda. Bisogna anche dire, perché tanto prima o poi verrà fuori, che la fuoriuscita di Alcoa dalla regione Sardegna come industria che ha deciso di andare via, se dovesse perdurare, ha comportato un calo del fabbisogno energetico in Sardegna del 20% dell'energia. E quindi ripensare anche se non ci sarà una reindustrializzazione diversa da quella passata. Anch'io sono d'accordo con Diana che noi non possiamo fare a meno dell'industria. Le ha tutto il mondo, se vogliamo rimanere una nazione civile dobbiamo avere la nostra fetta di industria, diversa dalle precedenti. Però il problema è come produrre questa energia. Torno a Sassari perché fra circa 3 minuti dobbiamo interrompere il collegamento da Marco Africani. Marco Africani, volevo chiederle perché e come e in quali forme siete in grado voi di obbligare E.ON a darvi risposte e cosa siete disposti a fare per non far partire o per interrompere anche il business dei pannelli fotovoltaici. Beh, vabbè, qua si può dire, possiamo dire come lavoratori siciamo disposti a tutto, dipende da E.ON che tipi di pressione ci mette, quanto può ancora proseguire su questa pressione sui lavoratori. Noi per adesso stiamo facendo tutte le azioni possibili per intanto far conoscere alla gente chi siamo, cosa facciamo.
Ricordiamoci che noi lavoriamo nella centrale Fiume Santo, facciamo un servizio pubblico, quindi diamo luce ai cittadini. Tanto che non potete nemmeno scioperare da quel punto di vista, perché sarebbe un'interruzione di pubblico servizio. Abbiamo anche questo tipo di problema. Noi quando dobbiamo scioperare lo dobbiamo annunciare molto tempo prima. Abbiamo mille difficoltà per poter proclamare i nostri stati di agitazione. Tra le tante iniziative c'è anche questa importantissima, appunto, che ieri siamo stati accolti dal Papa, che insomma, quasi incredibilmente, non ci credevamo molto su questa cosa qua, invece... E con la popolarità che ha questo pontefice, insomma, avete avuto anche uno spazio sui mezzi di informazione nazionali. Certo, siamo riusciti a portare anche a Roma la nostra protesta. Ma ripeto, io mi volevo riagganciare un po', a parte le nostre iniziative, ripeto, bellissime, abbiamo fatto fino adesso, la Dinamo, tutte queste cose qua. Ma non dimentichiamoci appunto che noi abbiamo un padrone che è una multinazionale tedesca, e che quello che ci sembra è che abbia poco interesse veramente al nostro territorio. Addirittura io ho paura che abbia poco interesse a preoccuparsi che noi diamo un servizio pubblico, noi diamo la luce al nord Sardegna. Domani ci potremo trovare nelle condizioni di non essere più in grado di fornirla, almeno in maniera continuativa. Questo è anche uno dei pericoli che purtroppo stanno diventando sempre più reali, con la chiusura del primo e secondo gruppo, con il terzo e quarto gruppo che ormai hanno i loro anni. La manutenzione è sempre un po' al limite, perché anche lì si cerca di risparmiare sempre di più. Rischiamo che anche il terzo e quarto gruppo arriva a fine vita e noi non abbiamo una nuova macchina per poter produrre energia. Tra l'altro, come diceva Fadda, molto più efficiente, molto più attenta all'ambiente, molto meno inquinante. Grazie Marco Africani, grazie Giuseppe Fadda. Noi continueremo a seguire la vostra vicenda naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non solo con questa trasmissione, ma naturalmente la rete, con il telegiornale di Videolina e naturalmente tutto il gruppo con l'Unione Sarda in testa. Grazie per il momento e chiudiamo qui il collegamento. Grazie a voi, grazie. Bene, torniamo in studio e diamo la linea alla pubblicità.